Quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore, anzi il cantastorie. 30 anni di vita, canzoni, viaggi, persone, storie, appunto. E ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma incontro persone, amici, colleghi che per un motivo o per l'altro per me sono state o sono importanti. Io sono Daniele Silvestri e questa è Le cose che abbiamo in comune, un video podcast targato Fandango Live. Hai risvegliato. Vabbè, signore assurdi. E signori, Davide Sciorti. Buonasera a tutti. Sì, accomodatevi con calma, non c'è fretta. Inizia però una chiacchiera e questa chiacchiera, diciamo, è formalizzata, è quasi un format. Ti sei convertito al formato podcast? Sì, anche un pochino sì, però mi piaceva l'idea di farlo in un posto del genere. Però aspetta che il nostro podcast ha anche una sigla. Intanto c'è un nome geniale, incredibile, eh? Veramente ce l'abbiamo fantastico. Un po' di cose in comune. Sì, qualcuno c'è. E c'è una sigla, senti che meraviglia, senti. Brutta, eh? Anni 90. Che tu hai conosciuto a malapena gli anni 90. Beh, eri bimbo, ti sei nato a 89. Sì, 89. Davide Sciortino nasce a Palermo nel luglio. Giugno, 27 giugno 1989, devo studiare, no, non mi serviva a studiare. Io non so se inizia. Dunque, io ti collego a tre località, due veramente, l'altra se te la nomino forse vomiti, però parto da quella. Vai. No, non parto da quella. Vabbè, una è casa tua, Palermo, sì, e l'altra è casa tua, Londra, sì. E ormai la tua vita, visto che cominci a avere più di 30 anni, è quasi equamente divisa, perché tu a Londra ci sei stato dai 15 anni, dai 19 anni. Dai 19. Adesso ne ho 34. E la prima domanda è, in qualche modo so la risposta solo perché l'hai detta poco fa qualcuno. Credo di aver capito che stai tornando, sì, a Londra. Sì, sì. Allora, adesso questo mi interessa un po'. Prima di tutto, perché te ne sei andato da Palermo? Me ne sono andato da Palermo perché mi sentivo incompreso, un po' soffocato, non mi sentivo libero. Io ho sempre, diciamo, cercato di non ascoltare quello che diceva la gente, sai, c'è questa cosa del, un po' dell'invidia, un po' del giudizio facile, un po' della lamentela facile. Questa cosa di lamentarsi sempre, lamentarsi delle volte fa bene, cioè giusto, non puoi imbottigliare tutto, però molto spesso mi sono ritrovato sempre circondato dalle lamentele. Quindi avevo bisogno di un po' d'aria fresca e mi è capitato di fare una vacanza studio a Londra e sono rimasto folgorato da tutta questa bellezza, questi musicisti, il tempo una merda. Su quello ci sono pochi dubbi. Però quella cosa lì di vedere musicisti per strada, i rapper che ti vendono i mixtape agli angoli delle strade, tutti che sono curiosi. Cioè quando tu gli dici che fai il musicista la risposta non è no ma cosa fai, la risposta è ah e che musica fai? Che per me era tipo wow. E quindi ho deciso di fare questa cosa qui totalmente allo sbaraglio, perché sono andato lì con 300 euro su divani vari e piano piano ho costruito tassello dopo tassello. Sì, quello un po' lo so. In realtà tu cercavi la libertà di poter indossare un plaid come una sciarpa, esatto, che a Palermo non avevi, mentre invece a Londra si può fare. Ma tu sei cresciuto musicalmente però ancora a Palermo, cioè i tuoi primi non tanto lavori ma cimenti, soprattutto di freestyle. Sì. Di... Poco fa raccontavo che a Palermo c'è questa cosa qua, che ogni sabato ci sono dei rapper che si riuniscono in via Roma dove ci sono le poste centrali. Con un questo piccolo... adesso o all'epoca? Adesso, ah. Adesso. Noi prima ci riunivamo in questa piazza che si chiama Ungheria. Piazza Politeama e poi anche un altro posto che si chiama Piazzale Ungheria, insomma andavamo a insultarci le madri, così, andavamo, sì, perché tua madre, no, tua madre, non iniziamo perché poi non finiamo più. Insomma, io sono cresciuto in questo contesto in cui si giocava con le parole, si doveva scomporre, ricomporre, e mi divertiva un sacco questa cosa.
Non l'ho mai lasciata, perché se non avessi iniziato a fare freestyle probabilmente non avrei mai iniziato a scrivere canzoni per come lo faccio. E adesso che sono tornato a Palermo per circa 8-9 mesi, mi sono ritrovato a rifare freestyle, perché hanno riorganizzato questa cosa qua. Ogni sabato ci sono degli allenamenti con la gente. Ai tempi c'era il beatboxer, quello che faceva eccetera. Adesso c'è la cassa Bluetooth. Stava già piacendo. Sì, già eri pronto con le barre. Sì. Perché Daniele Silvestri dà la merda al 90% dei rapper italiani, questo è da dire. Non è vero per niente, però facciamo finta che sia. Insomma, adesso vado a fare freestyle di nuovo e mi diverto come un pazzo. Ok, ma ora torni a Londra. Adesso io volevo capire una cosa. Quando ci siamo sentiti mi hai detto che lasciavi Londra. Sì. Me l'hai detto, mi sembrava di capire che fosse necessario, cioè che avevi bisogno di farlo. Non sì, ho capito, però non siamo entrati tanto nell'argomento, se era una questione sentimentale, economica. Tu stavi insegnando, fra l'altro. Sì, ho iniziato a insegnare. Scusate, sono proprio domande che interessano a me, forse. No, ma infatti, perché noi, cioè io queste cose per telefono non gliele racconto, ho detto no, poi ti racconto quando ci vediamo. Poi alla fine ci siamo visti sul palco. Sì, praticamente sì, ma è un po' da sempre che funziona, esatto, così tra di noi. Però. No, me ne sono andato perché è successo questo incendio nella parrucchieria sotto casa mia. Ah, ok. E io non, le fiamme non sono arrivate a me, però tu pensa, alle 2 di notte, io tranquillo, tornato da un concerto, sento la mia coinquilina che fa a fuoco, a fuoco, a fuoco. Faccio cazzo. Ho preso la prima giacca, io e la mia compagna siamo scesi e vedo sta parrucchieria, cioè la parrucchieria che è attaccata all'ingresso di casa mia, con le finestre spaccate, col fumo, con le fiamme che uscivano, roba apocalittica. E quindi ho detto no, io non, che sta succedendo? Poi sono arrivati i pompieri e tutto, mi sono reso conto che comunque la roba mia era al sicuro, perché io pensavo ai dischi, pensavo, per me la cosa più importante sono i dischi, i vinili stanno, cioè se si c'era quelli, fomi, sa. Sì, cioè, per ora sono arrivato a circa 800-900 dischi, niente male, non sono troppissimi, ma sono una bella somma. Okay. Insomma, a proposito di somme, ho deciso di portare la mia compagna a Palermo, la mia compagna anche lei cantautrice, insomma, artista, questa forma di artismo. Uh-huh. E insomma, ci siamo divertiti a girare l'Italia in macchina e andare in tour insieme, fino a che non ci siamo resi conto che Palermo per me non è il posto in cui posso piantare radici, perché è bello sì stare a casa e respirare quell'aria lì, il cibo, la gente, c'è un certo calore, però io mi sono abituato a farmi mancare la terra sotto i piedi. Mm. E tu di terra sotto i piedi ne capisci qualcosa. Mm. Devo dire che Londra mi ha sempre dato quell'effetto di mancanza di comfort zone, ma allo stesso tempo di meraviglia, perché c'è talmente tanta roba che io non riesco a capire, o che comunque sì, mi spinge a fare di più. E io sono iperattivo, proprio diagnosticato, quindi. Sì, sì, no, ma la spiegazione mi torna. Per cui ora ci torni felice a Londra? Parecchio. Ma riprendi pure a insegnare? Possibile. Bello. Ti mando un figlio, forse. Beh, bello. Quale dei tre? Vabbè, il terzo mi sa di... No, il secondo. Il secondo. Ma sta diventando sempre più personale. Scusate, ci rigiriamo dall'altra parte. Vai, sì, ok. Comunque, vabbè, la cosa più bella, secondo me, di quest'uomo qua, che di talenti ce n'ha un po', è che è una cosa che in parte condivido, ma insomma forse riguarda più il mio passato che sicuramente che il mio presente, è che è come se andasse in giro costantemente con una valigia piena di tesori. I tesori sono le sue parole, le barre, le rime, le melodie, ne è sempre pieno. E ogni volta che mi è capitato di incontrarci, la prima volta che ci siamo incontrati era il 2016. Esatto. Al Golden di Palermo. Al Golden di Palermo, però lui veniva da, e questa è la terza località che nomino così, Milano, veniva da un X Factor, quello del 2015, io all'epoca ancora lo guardavo e mi avevi colpito molto, quindi quando sei venuto poi a salutarci a fine concerto è stato abbastanza semplice dirci, prometterci di fare qualcosa, ma al di là del fatto che ci accomuna una discreta logorrea e quindi la chiuderemo presto questa, sì, chiacchierata, perché è pericolosissima. Ma appunto questo suo avere sempre dietro di sé, dentro di sé, accanto a sé, nel computer, nel quaderno, nel mio caso nel computer tuo,
in cui un po' mi riconosco, ma nel suo caso secondo me è veramente una ricchezza, perché tutte le volte è successo, come quelle immagini che voi avete visto, quelli che stanno ascoltando il podcast ovviamente no, però lì eravamo in questo studio a Favignana, ascoltava una cosa e in un attimo ha tirato fuori una roba che aveva già scritto e che poi è finito lì per lì. Tra l'altro avevo scritto sul volo per venire a Favignana. Senza sapere perché. Dell'argomento, niente, completamente a scatola chiusa. E questa cosa mi piace talmente tanto che io ti voglio, a tradimento, mettere un attimo alla prova. Posso? No, no, ma una cosa semplice, se viene, viene, se non viene non fa niente. Noi stiamo facendo da... Tu non l'hai visto all'inizio dello spettacolo perché stavi ancora su, credo. Sono sceso per, appena ho sentito il groove. Ah, quindi l'hai già beccato. Sì. Vabbè, noi iniziamo questo spettacolo, voi lo sapete, con questo, questa specie di groove, glielo fate sentire un attimo, anche se in realtà, se l'hai riconosciuto, viene da una cosa fatta da me, te, Lazzaro, c'era a casa mia, e Rongo New, con te alla batteria, che suona appunto tutto storto e Piero impazzisce per cercare di fare quella stortaggine lì, e... Quei due accordi sono gli stessi con cui poi abbiamo scritto questa cosa che è diventato l'inizio del nostro spettacolo. E secondo me è una casa tua, perfetta, non solo perché c'eri quando è nata, ma perché ti ci sento. Quindi io la farei andare un attimo. Partiamo tutti insieme, fiati. Tre, four. E se ti viene qualche cosa in mente che ci può girare? Anche perché, tu tanto prendi tempo, pensa, non escludo che questa cosa possa diventare una cosa da pubblicare, quindi chissà che adesso non trovi un discorso che poi facciamo insieme. Sì, sì, ci può fare qualcosa. A me viene in mente una cosa che facevo molto spesso con il buon Fiaschi, quando eravamo in tour insieme. Yeah. Faceva così. Ehi! La ricaduta un passo dalla guarigione, anima in rotta di collisione. Cos'è il perdono per le persone? Chissà se mai vedremo la pensione, ad insaputa di tutta la nazione. Non si sa più cosa sia la rivoluzione, evoluzione oppure confusione. Il passato se è passato qui non è la soluzione, mentre la televisione inventa storie su storie, l'informazione muore. Le stesse facce muovono minacce, divisione, specula sulla mia frustrazione, nega l'evidenza, regola della tua diffusione. Discriminazione ma con discrezione, psicoviolenza senza distinzione, udienza senza testimone, spergiurano sulla Costituzione senza aiutarsi a vicenda. Mi chiedo come corrompere la corruzione facendo nome e cognome. Dicono il coraggio è solo un'illusione, andate a chiederlo a Falcone. Invece di litigare tra immondizia e immigrazione, la notizia è lo scalpore, la ricostruzione inizia solo dall'amore. Mattone su mattone, accoglienza e integrazione, il futuro è compassione, l'emergenza è nelle scuole. Più intelligenza emotiva è ciò che ci vuole, sensibilità creativa, usare il cuore in ogni professione. Ricaduto un passo dalla guarigione, anima in rotta di collisione. Cos'è il perdono per le persone? Chissà se mai vedremo la pensione. Signore e signori, avete capito? Tutto questo è Davide Shorty. Grazie mille. Grazie. Adesso l'orrenda sigla. E mo ce la facciamo una suonatina e una cantatina insieme. All right. Allora.